C'era una volta una bambina che smise di parlare per 5 anni. Pensava che le sue parole potessero ferire le persone e aveva giurato a se stessa di non emettere più un suono. Si chiamava Maya. La gente pensava che Maya fosse matta, ma in realtà era soltanto spaventata. So che un giorno ricomincerai a parlare, le ripeteva sua nonna. Troverai la tua voce, le diceva il suo amato fratello. Maya li ascoltava parlare e cominciò a memorizzare tutto quello che sentiva o leggeva. Poesie, canzoni, racconti, conversazioni. Era come mettere un CD. Se volevo, potevo scorrere nella mia memoria e pensare: ecco che cosa voglio ascoltare, ricorderà in seguito. Divenne così brava a memorizzare le parole che quando cominciò a scrivere fu come una musica che fluiva dalla sua penna. Scrisse della sua infanzia, di cosa voleva dire crescere in una città in cui gli afroamericani erano trattati male per il colore della loro pelle. La sua scrittura divenne la voce del movimento per i diritti civili e di tutti coloro che si battevano per i diritti degli afroamericani. Non si stancava mai di ricordarci che tutti noi, bianchi o neri, maschi o femmine, abbiamo uguali diritti. Oltre ai suoi molti libri, Maya aveva un talento così grande che scrisse anche canzoni, opere teatrali e film, e recitò sul palcoscenico e sullo schermo. Guardatemi ora, sono nera, sono una donna, sono americana, sono del sud, disse una volta a un gruppo di studenti neri. Guardate me. E guardate voi stessi. C'è qualcosa che non potete fare? La missione della mia vita non è soltanto sopravvivere, ma prosperare e farlo con passione, compassione, umorismo e stile. Maya Angelou.